Tiene ancora a banco la vicenda legata all'emendamento presentato a Palazzo Madama dal senatore Dem Davide Faraone relativo alla salvezza dei tribunali di Modica e Nicosia, emendamento bocciato come riportato da una nota del parlamentare regionale del PD Nello Di Pasquale. Ad intervenire per primo sabato scorso è stato l'avvocato Enzo Galazzo, segretario del Coordinamento Nazionale per la Giustizia di Prossimità, che ha parlato di iniziativa improvvida, arbitraria e confusionaria. Dopo le dichiarazioni di Galazzo a Canale 74, sulla vicenda sono intervenuti anche i parlamentari 5 Stelle, Maria Lucia Lorefice, Pino Pisani e Fabrizio Trentacoste. Emergono errori formali e sostanziali nell'emendamento presentato, affermano i 5 Stelle, poiché si parla di prolungare la vita delle sezioni distaccate di Nicosia e Modica. Questo dimostra chiaramente che chi ha presentato l'emendamento non è a conoscenza del problema, visto che sia Modica che Nicosia non sono sezioni distaccate di altri tribunali, ma tribunali a sé stanti, già soppressi da anni a causa della riforma giudiziaria dell'allora ministro Cancellieri durante il governo Monti, riforma che ha causato solo un inutile sperpero di risorse finanziarie e che non ha portato nessun risparmio e neppure lo snellimento dell'apparato burocratico. Bisogna inoltre ricordare che la vicenda di tutti i cosiddetti tribunali minori chiusi è attualmente all'attenzione del Coordinamento Nazionale per la Giustizia di Prossimità, la cui segreteria è stata affidata proprio all'avvocato Enzo Galazzo, il quale, ai nostri microfoni, mette in guardia da eventuali strumentalizzazioni. Non è da escludere che i risultati conseguiti dal Coordinamento Nazionale in occasione delle riunioni tenutesi a Roma il 6 e 20 luglio scorsi, partecipati da amministratori, parlamentari, avvocati e rappresentanti dell'associazionismo, abbiano creato malumori presso chi, politici per professione, hanno visto occupati ruoli considerati propri. Diciamo con chiarezza che le porte sono sempre aperte, senza alcun pregiudizio, nei confronti di chi voglia dare un contributo, ma con altrettanta chiarezza aggiungiamo che non saranno tollerate ingerenze o strumentalizzazioni che direttamente o indirettamente possano essere ricondotte a sollecitazioni del Coordinamento Nazionale che, come unanimemente ribadito, si batte per realizzare a breve il programma dell'attuale governo, ossia la riapertura di tutti e 30 i tribunali soppressi, non le proroghe di questo o di quell'altro ufficio giudiziario.